avevamo creato l'uomo perfetto secondo ChatGPT. E alcuni di voi mi hanno chiesto, è la donna perfetta? Bene, oggi creiamo la donna perfetta secondo ChatGPT. Allora, è arrivato il momento di chiedere... Descrivimi il profilo fisico di una donna ideale. Ok, la bellezza soggettiva, sì. Mi fai un esempio? Quindi usa il politically correct, dice dipende, è molto vaga, tipo occhi scintillanti e un sorriso sincero che si illumina quando ride. Sì, vabbè, ok, grazie. I suoi capelli sono fluenti, ma come sono i capelli? Ricci o lisci, a seconda dei gusti. Però lì la sua pelle è chiara e vabbè. Qui facciamo la distinzione. Nope. Io voglio un esempio. Sappiamo che è soggettivo. È soltanto un gioco. Dammi un esempio concreto. Oh, finalmente. Allora, abbiamo Alessia. Altezza media con una figura snodatamente tonica, ottenuto attraverso uno stile di vita sano e attivo. Il suo viso ha lineamenti regolari con occhi color nocciola che risaltano quando sorride. I suoi capelli sono castani, fluenti e leggermente ondulati con riflessi naturali. Bene, quanti dettagli che abbiamo. La sua pelle è luminosa e uniforme. Lei dedica del tempo a prendersene cura. Alessia ha uno stile personale che riflette la sua personalità vivace e creativa. Quindi abbiamo Alessia. Allora, generiamo a caso. Va bene, ci siamo. Allora, il timer inizia adesso. Ok, allora, corpo. Niente peli. Allora, corpo. Abbiamo detto fisico tonico. Curve. Se va in palestra hai anche i polpacci. Gatto. Allora, poi capelli. Abbiamo detto capelli castani. Castani, lunghi, ondulati. Qualcosa così. Okay, vediamo un po' il naso. Ecco, un po' più sottile. Gli occhi abbiamo detto grandi, color nocciola. Anche le sopracciglia sono molto belle. Forse gli occhi sono troppo uniti. Un po' di zigomi. No, gli occhi troppo grandi. Forse erano un po' troppo lontani. Ok. Non ce la faremo mai in 10 minuti. Matematico. No! Mettiamo un po' di eyeliner. Ok. Sarebbe bello avere anche delle ciglia. Ok, molto bella, perfetto. Creativo. Ci metteremo 85 anni soltanto a scegliere l'abbigliamento qui. C'è troppa scelta. Jeans. Ok, jeans. Mocassini. Dice che è creativa, quindi le mettiamo mocassini. 5 minuti. Non ce la faremo mai. Ma proprio matematico. Ma cos'è?
Perché poi il cappello, gli occhiali? Guance, un po' di colore, un po' di rossetto. Un po' di ombretto. Ok, e accessori, una collana. Oddio, 3 minuti, non saremo mai. Ok, sì, niente. Pantaloncini, non so cosa sono quelli che stai indossando. Il gilet ci piace, quindi così vai. Notte, no, abbiamo delle cose bellissime che sì, sono queste. Le pantofole, quelle con i conigli, ovviamente, no, senza. Ancora con sto cappello, chiaramente no. Da festa. Beh, c'è questo fisicaccio, mostriamolo. Blu, vai. Vuoi un cappello? C'è blu, perfetto. Costume da bagno, molto carino. Scarpe, perfetto. Uff, un minuto. Ma cosa sono tutti questi accessori? Non c'è qualcosa di fucsia? Ecco come... No, è un diverso tipo di fucsia. Non ce la facciamo. Occhiali, occhiali da sole. Ecco, niente trucco. Abiti invernali. Ecco. Stivali, stivali, stivali. Stivaloni, stivaloni. Grigio. Cappello. Ah, 40 secondi. Grigio. Un po' di trucco. Guance. Molto più rosse. Eyeliner. Rossetto, oddio, 20 secondi, dov'è? Qui. No, quelle guance sono orribili. Questo forse, ok. No, non ci piacciono questi stivali. Game over. Niente. Ecco, non ce l'abbiamo fatta a finire quello che volevamo, però guardiamola bene, ok. Le sopracciglia non le abbiamo cambiato neanche. Vabbè, è molto carina, ok. Premetto che non mi assomiglia per niente e va bene. Come diceva ChatGPT, è soggettivo, quindi è soltanto un gioco. Però siamo riusciti a mettere il tatuaggio del gatto. Questa è una vittoria. Questa è una vittoria. Comunque, a modo suo, ce l'ha uno stile un po' così particolare. Anche qui chiaramente mancano gli accessori. In 10 minuti no, non si può fare di meglio. Mettiamo soltanto l'aspirazione. Abbiamo detto che Alessia è coinvolta in varie attività che la appassionano. Ma ecco, cervello nerd. Poi abbiamo detto che è creativa, è gentile, quindi buona. È divertente, no? Abbiamo detto. Però diceva anche che si prende cura di sé. Quindi possiamo fare attiva. Ok, va bene. Non penso che questo fosse proprio il profilo di ChatGPT, perché non ne ha dato uno preciso. Però almeno è una bella sim, mettiamola così. Presto sui social.
vi farò vedere com'è il figlio perfetto, non creato da ChatGPT, assolutamente no, ma creato dal gioco. Quindi andiamo a vedere in combinazione l'uomo perfetto e la donna perfetta. Salviamola. Ok, va bene. Quindi alla prossima, bella gente.